adesso io sto incontrando tanti giovani che hanno la mentalità, che hanno obiettivi grandi, però non sanno dove iniziare e come iniziare. Quindi a noi ci manca solo la fiducia, deve avere la fiducia e rischiare. E noi, capito, non rischiamo. Ogni giorno, da gennaio fino a maggio, quanti mesi fa? Sono 5. 5 mesi. Quindi quei 5 mesi lì, cioè nel senso, sono stati proprio, posso dire, l'inferno. Cioè nel senso, ogni giorno facevo, come lavoro, facevo 8 ore ogni giorno. Tante persone mi chiedono questa cosa, perché disegni in bianco e nero? Il bianco rappresenta la parte luce, perché ogni persona ha un passato e il presente, perché il passato è il nero, il presente è il bianco. Buon pomeriggio a tutti quanti, io buonasera a tutti quanti, Tony Vibes TV, sapete come no, tifo Tony, tifo Vibes, e il nome è sempre quello. Come dico sempre, siamo sempre in cerca di belle vibes e di vibes ne stiamo avendo un bel po' e ne continuiamo ad avere tante. Se oggi è il tuo primo giorno sul nostro canale, ti ricordo che puoi iscriverti al canale e puoi cliccare su quel pulsante lì e essere aggiornato per tutti gli altri interviste che avremo. Oggi siamo qua con il nostro fratello Gibi, Gibi l'artist. l'artist, che come potete vedere qua abbiamo un po' di arte qua e ci racconterà un po' la vita degli artisti. Allora, come andiamo? Benissimo. Tutto a posto? Sì. Com'è stato il viaggio? Allora, non è stato facile, cioè nel senso abbiamo trovato un po' di difficoltà, visto che, cioè nel senso il mio conducente qua non sapeva dove stavo andando, Ah, infatti, ok. quindi, però alla fine è tutto risolto. Tutto risolto. Quindi ho visto che siete in tre. Sono i tuoi collaboratori, fratelli. Loro sono i miei fratelli, Ah, ok. lavoriamo insieme, poi anche loro hanno grandi obiettivi, quindi io ho scelto loro per adesso, per entrare in questo mondo qui, così almeno loro mi danno la mano e stanno cercando anche di darmi la mano per adesso. E io sto cercando di metterli dentro questo mondo. Piano piano. Ho visto un po' dei tuoi lavori e davvero bei lavori, stai facendo un gran lavoro. Grazie. Come diciamo, noi siamo sempre contenti quando vediamo i nostri fratelli connazionali darsi da fare, perché ripeto che qua in Italia non è facile. Non è facile. Se uno riesce a fare queste cose qua, a farsi conoscere, non è facile. Quindi intanto complimenti. E Grazie. poi continua a spingere che In arriveremo. realtà, cioè quello che ha detto, la difficoltà, cioè nel senso si trova, perché adesso io sto incontrando tanti giovani che hanno la mentalità, che hanno obiettivi grandi, però non sanno dove iniziare e come iniziare. Quindi a noi ci manca solo la fiducia, deve avere la fiducia e capito, e rischiare. E noi, capito, non Non rischiamo, non rischiamo. rischiamo. Tu vedi tanti talenti in giro, ma loro non rischiano per portare avanti quella cosa. Quindi l'unica cosa che mi sta aiutando per adesso è il rischio. Il rischio. È il rischio e Quindi anche ti stai dando da fare. tanti lavori. Tanti lavori da fare perché non è facile. Quindi, insomma, dobbiamo dire che noi giovani, diciamo, africani che siamo qua, nessuno si vuole dare da fare. L'unica cosa è. Allora, non dico nessuno, perché se dici nessuno vuol dire che, capito, siamo tutti che non ci diamo, Non non ci diamo da fare. muoviamo capito, non ci muoviamo il culo, scusami se allora, non tutti. Cioè, se dici magari Alcuni. alcuni, perché
alcuni hanno voglia veramente, perché io ne ho visti, ne ho conosciuti alcuni ragazzi che stanno facendo delle robe, che se lo mettono, se continuano così, veramente potremo vedere una generazione grandissima. Ok, allora Digi, raccontaci un po' di te, da dove vieni. Allora, io vengo dal Senegal, okay. Sono cresciuto con mia mamma, perché mio papà è venuto in Europa molto presto, quando ero bambino, e la mia passione era giocare a calcio. A giocare a calcio? Giocare a calcio, io non me ne fregavo niente dell'arte, perché non mi interessava, non sapevo neanche cosa vuol dire, perché quella cosa mi è arrivato ultimamente, posso dire. Questa vuol dire, perché io lancio un messaggio ai giovani, cioè nel senso, quella cosa vuol dire, cioè noi ognuno abbiamo delle potenzialità, ok, ma finché tu non vai fino in fondo per scoprirlo, non riesci ad andare avanti. È per quello, cioè nel senso, dobbiamo perché Dio ci ha dati tutti un qualcosa, perché è impossibile che tu mi vieni a dire, io non so fare niente, io sono così, cioè, non riesco a giocare a calcio, né a, capito? Impossibile. Ognuno ha qualcosa, perché non troviamo proprio, ci mancano le idee per trovare quella cosa, okay. Perché appena trovi quella cosa e inizi a lavorarci, vedrai che ci arrivi. Wow, quindi sei cresciuto in Senegal? Sì. Con la mamma? Con la mamma. Ok, com'era la vita in Senegal quando... Allora, la vita in Senegal era stabile. Mm-hmm. Era stabile, perché vivevo con la casa dei miei nonni, capito? Vedevo tutti loro. Anche mia nonna un giorno ho provato a disegnarlo quando ero bambino. E lui mi ha detto una cosa che... Cioè, nel senso, non me lo dimenticherò mai. Ho detto, ragazzo, se è quello che vuoi veramente, devi concentrarti su quel disegno, capito? Quindi, quella parola, cioè, l'avevo perso anni fa, ma l'ho ritrovato da gennaio questo anno, capito? Io sono seduto in camera mia, ho detto, ma cazzo, io che cazzo voglio? Cosa faccio? Cioè, quali sono le mie potenzialità? E posso dire che tutto è iniziato da lì, quando ho iniziato veramente a pensare che c'era qualcosa in me che dovevo sfruttare, dovevo mettere in pratica per raggiungere almeno qualcosa. Quindi io, ricordandosi di quelle parole lì della mia nonna, all'improvviso così, una mattina ho preso foglia e matita buona. Mi sono messo a disegnare, entro su c'è un'applicazione, non so come si chiama neanche, non mi ricordo. Entro, tac, vedo una foto, provo a disegnare, capito? Vabbè, non era serio anche quei momenti lì, perché era solo per vedere se riesco a fare qualcosa. Poi da lì è iniziato tutto. Questo sarebbe a gennaio? Sarebbe a gennaio, sì. Ok, lasciamo un attimo... il disegno a parte, e raccontaci un po' di te quando eri piccolo, la vita in Senegal, perché era stabile, no? Sì. Fratelli quanti siete? Io in realtà sono figlio unico. Sei figlio unico? Sono figlio unico, ho tanti cugini, poi da bambino mi ricordavo, scherzavo con i miei cugini, capito? Cioè litigavamo, capito? C'era quel mood lì di vita fra di noi, capito? Collegati, che come fratelli, io comunque non piango di fratello, vedendo i miei cugini mi vogliono stra bene, capito? Mi rispettano anche tantissimo, cioè quella cosa mi dà forza. Okay. Mi dà forza. Ok, vediamo un attimo una cosa. Una volta avevo parlato con una ragazza che mi parlava appunto di essere figli unici, no? Ti sei mai seduto a pensare, tipo, ma come mai sono figlio unico? Magari qualche volta che ti senti solo, che vorresti dei fratelli. È mai successo? No, non è mai successo. Solo che ogni tanto dà fastidio.
dà fastidio, tipo essere solo, stare solo, cioè non hai con chi parlare. E io posso dirti, tutti, ho notato una cosa, tutti quelli che, non so, è la mia cosa personale, cioè siamo, non so, sei forte da solo. Ok. Sei forte da solo, perché non hai bisogno di quella gente lì per arrivare a un punto o a non so dove. Mm-hmm. Quindi tu sei, capito, sei sì. forte con te stesso. Con te stesso, sì. Hai tutto dentro con te stesso. Mm-hmm. Quando ti arrabbi parli con te stesso, non ce l'hai con nessuno ovviamente, non litighi con nessuno. Quindi quella cosa lì di essere figlio unici, secondo me, è brutto da una parte, però è bello da un'altra parte. Ok, vediamo. A scuola invece come sei messo? Tipo qui in Italia? Sì, fin dal Senegal. Fin dal Senegal. Allora, io la scuola in Senegal non andavo tanto a scuola perché balsavo la scuola. Non andavi già a scuola quando eri in Senegal? No, andavo a scuola, ma non era così... Non eri bravo? No, non è... Cioè, ero bravo, ero intelligente, capito? Però... Giocavo a calcio, io vedevo solo il calcio. Solo il calcio? Vedevo solo il calcio. Quindi sei bravo a calcio? Sì, sono bravo. Per quelli che mi conoscono possono confermare. Sì, possono confermare. Cioè io a prima vista direi che saresti bravo a basket. Sì, tutti me lo dicono, ma sì. Allora, perché tutti dicono che sei alto, devi andare a giocare, ma non c'entra niente. La cosa importante è che devi essere bravo in quell'ambito lì. Quindi a non calcio? Non vuol dire che sei alto, devi andare a giocare a basket. Forza. Quindi a calcio sei bravo? A calcio sì. Quindi se portiamo pallone qua... Ma certamente. Riesci a darci di... Certo. 600 palleggi. Ma 600 esagerati. 600 esagerati. Vediamo un attimo una cosa, ok. Quindi balzavi la scuola perché solo calcio. Sì, come mai hai abbandonato il calcio? No, che hai così tanta passione per il calcio. Allora, in realtà il calcio l'ho abbandonato qua. Quando sei arrivato in Italia? Quando sono arrivato in Italia. Perché okay. Ho dovuto passare alcuni momenti un po' bui, un po' difficili. Qua in Italia? Qua in Italia. Ok, allora vediamo un attimo una cosa. Hai detto che la vita in Senegal era stabile, mm-hmm. che avevate la famiglia, la casa e tutto. Quindi... Uno essendo stabile, come mai hai deciso di venire qua in Italia? Allora, io sono venuto in Italia perché prima di tutto l'ha voluto mio papà. Ah, ok. Perché ha visto che mi impegnavo lì col calcio, così sapeva le mie ambizioni sul calcio, poi ha dovuto portarmi qui per provare come andrà a finire. Col calcio. Ah, quindi tuo papà ti ha portato qua con il motivo di sì, continuare il calcio? Sì, per quella... Perché io ho fatto vedere che io voglio diventare, capito, un giocatore. Uh-huh, uh-huh. E lui, capito, si è... Per quel motivo lì mi ha portato in Italia. Poi anche, ovviamente, voleva avvicinarsi dalla sua famiglia, per forza, perché okay. Uno che non vedi da piccolo, uh-huh. cioè, è una cosa normale. Quindi... Ok, quindi una volta arrivato in Italia col calcio, com'è andato? Visto che sei venuto qua apposta... Allora, col calcio è andato un po' storto perché ho iniziato a frequentare una scuola calcio vicino a casa mia. Mm-hmm. Poi frequentavo come tutti i ragazzi, andavo lì a giocare calcetto, campionati. Poi ogni tanto campionato non giocavo. È quello che mi dava fastidio. Mm-hmm. Mi mettevano in panchina, capito, tutte quelle robe lì. Poi ero forte, mm-hmm. ma non sapevo il motivo in cui... Ti lasciavano in panchina? Mi lasciavano in panchina. Cioè andavi agli allenamenti e tutto? Sì, allenamenti, cioè, ogni tanto però. Non è che... Non andavo tutti ogni tanto. Ah, per quello che ti lasciavano in panchina? Magari, può essere quello. Perché io so che se uno non va... Che non va, sì, ti lasciano in panchina. No, giocavo anche alcune partite, giocavo anche benissimo, capito? Mm-hmm. Poi... Ma vediamo, come hai trovato la vita qua in Italia una volta arrivato qua in Italia? Come ti è sembrato l'Italia? Allora, un po' difficile. Dal momento in cui sono appena arrivato... Cioè, per integrare, mm-hmm. capito? Per avere amici, così.
Per avere amici non è difficile, non era difficile, perché cioè, dal palazzo in cui abito, dalla zona in cui abito, sono tutti aperti, capito? Okay. Non sono chiusi, che capito, non, nessuno ti vuole conoscere, o, capito? Io sono arrivato da lì, il giorno dopo ho iniziato a frequentare alcuni amici che abitavano al palazzo e quelle robe lì del genere. Ok. Moltissimi ragazzi di colore, no, dicono, io quando sono arrivato in Italia volevo già andarmene via perché mi mancava il mio paese. È successo anche a te questa esperienza qua, i primi giorni. Tempi, sì. A me non mi è successo, non so perché, ma non mi è successo, perché dicono che, io lo so perché, allora, in Italia posso dire che per integrare è molto difficile. Molto difficile rispetto a altri paesi, e quella cosa neanche io non so il motivo. Ok. Perché vedo tante, poi c'è, cioè, nel senso, non lo so, non posso dire la frase, non voglio dire la frase lì, però è un po' quello perché, capito? Ok, quindi una volta arrivato, che scuola hai fatto? Cosa hai studiato? Allora, una volta arrivato, se mi ricordo bene, ho iniziato a frequentare la scuola media. Ok. Ho fatto un po' di media, ho preso la licenza media, poi dopo sono andato alle superiori, facevo elettricista. Oh, ok. Ho iniziato a fare elettricista, quelle robe lì. Però l'elettricista l'ho fatto solo 2 anni. 2 anni. Poi dopo, niente, ho iniziato a cercare lavoro. Basta. Basta. Avevi bisogno di cash? Sì, quei momenti lì sì. Poi io ho fatto un bel po' di cose. Un bel po' di lavori, intendi? Cioè, non lavori, ma esperienza anche alle scuole. Ok. Ho fatto anche geometra. Wow. Ho fatto geometra 1 anno. Sono uno, cioè mi piace sempre muovere il culo. Ok, ok. Vediamo, passiamo un attimo all'arte. Allora, hai detto che hai iniziato a gennaio, però quando eri piccolo già disegnavi qualcosa? Sì, da piccolo. Quando ero piccolo facevo dei schizzi di disegni, piccolino, capito, dei personaggi di, non so, di qualche film o tipo qualcuno che mi viene in mente, okay, tipo dalla mia famiglia, così cercavo di, capito, da piccolo avevo quella mano lì, però non lo potevo vedere. Okay. Non potevo vedere che può arrivare a questa cosa qui. Ok, quindi diciamo che hai iniziato seriamente quando sei arrivato in Italia. Sì. Cioè, a gennaio di 2023. Allora, io sono andato in Senegal a dicembre. Ok, dell'anno scorso. L'anno scorso, sì, la mia ultima vacanza lì. Poi quando sono tornato, e ho avuto quella motivazione lì, perché la motivazione i primi momenti ti serve, ma dopo un po' non ti servirà più, perché ci vuole proprio la disciplina per tenere quella. Poi i miei amici, cioè nel senso, mi vedevano disegnare da quando sono tornato dal Senegal, e loro mi hanno detto, ma tu sei matto, perché... Cioè, concentrati a fare quella cosa lì, non puoi sottovalutare questo. Lo so che tu, cioè, ti piace magari prenderti del tempo, passi del tempo con questa cosa, ma prova a farlo seriamente e vedi cosa ti esce. Loro due, Sheikh e un altro mio amico, veramente sono i primi ragazzi, posso dire, che mi hanno spinto. Mi hanno dato proprio la via, la spinta, sì, la spinta per muovermi, una motivazione, capito? Poi a me la motivazione non mi piace, perché noi tutti siamo motivati. Noi dobbiamo essere, secondo me, se fai un lavoro, devi essere ossessionato. Ok, ok. Capito? Devi proprio superare la disciplina. Appena, cioè, arrivare a un livello che non riesci più a stare senza. Ok, ok. Perché in pratica io lavoro, faccio metalmeccanico, ma quando torno, io tutti i miei lavori che faccio lo faccio quando torno dal lavoro. Dal lavoro, quindi verso sera. Verso sera.
Quindi vuol dire che io non ho tutto il tempo come altri artisti a livello internazionale. Mm-hmm. Per adesso ho solo un pochino di tempo che conseguo, tipo nel senso, quando esco dal lavoro, mangio e inizio. Ogni giorno disegno. Wow. Perché io non posso arrivare, io mi dico, allora, è un casino se vado a casa e non faccio quello che voglio. È un casino per me. È un casino. Io penso così. Penso come, non so, perché io seguo troppo David Goggins, non so se lo conosci. Mm-hmm. È uno che mi ha spinto anche, mi ha motivato, mi cambia anche come pensare, quelle cose lì. E io ho seguito tanto lui e per quello ho avuto quell'ossessione lì, capito? Ma in tutte le cose, perché io devo dire, se non faccio quella cosa che mi piace, non sono normale. Non sei normale. Se io arrivo dal lavoro, non disegno, non realizzo tipo qualcosa che... Perché a me non me ne frega, lascia stare la gente, tipo quello che... Se mi dici bravo, grazie mille. Se mi dici... Cioè nel senso, io prima cosa voglio spiegarlo anche ai giovani, perché noi non dobbiamo cercare di piacere a Pinco Pallino, capito? Mm-hmm. Noi dobbiamo cercare di piacere a noi stessi. Okay. Di fare le cose che ci piace prima, poi dopo ci apriamo con la gente, è una cosa normale. Però se noi cerchiamo, capito, ma ho sentito questo, mi ha detto no, perché io ho sentito tante cose, tanti critici, ma questo non mi... Cioè, non ti fermo. Non può, perché se hai quella mentalità lì, non può. Io appena entro di casa dico la prima cosa che penso, devo realizzare un disegno. Entro tot di giorno. Se dico lunedì, martedì, mercoledì, devo finire un giorno, quei 3 giorni non devo superarlo. Non devi superare, devo finirlo. Se non lo finisco, nel senso, mi è successo, non ho finito un giorno perché ho programmato, devo finire un giorno un disegno. A giovedì, poi l'ho finito a sabato, mi sono sentito male. Wow, vuol dire hai superato i giorni che... Mi sono sentito veramente malissimo, perché ho detto, io adesso non mantengo le mie parole, perché io penso così, quando prendi una decisione di fare qualcosa, devi andare a termine. Ok. Quindi noi giovani dobbiamo adattare questo comportamento, non è facile. Non è neanche bello, non è bello arrivare dal lavoro stanco, distrutto e ti metti lì a disegnare. Chi ti ha detto di disegnare? Perché io lo so già dove, cosa voglio e dove voglio portare quella roba, per quello. Wow. Non è divertente. Wow. Vediamo, a gennaio i tuoi primi schizzi che hai fatto te li ricordi? Sì. A gennaio ho iniziato a fare un po' di schizzi, un po' di disegni, ho disegnato mio papà. Tuo papà? Sì, ho disegnato mio papà, ho disegnato mia mamma anche. Mm-hmm. E ho fatto un bel po' di robe, ho fatto un bel po' di disegni. È stato difficile riprendere? In che senso? Cioè, hai detto che sei stato fermo per un po', poi da gennaio ho iniziato... A disegnare sul serio. Non è stato facile. Mm-hmm. Perché mi impegnavo di più, perché avevo bisogno di quell'impegno. Perché praticamente io ne facevo, posso dire, 7 ore di disegno. 7 ore? Non stop. Wow. Non stop. Perché perché dovevo prendere quella mano. Perché io ho detto... Se voglio arrivare a un pochino di livello, a livello artistico, c'è un impegno che devo dare a questa cosa per arrivare qui. Quindi io mi serviva quel tempo lì. Quindi ogni giorno, da gennaio fino a maggio, quanti mesi fa? Con 5. 5 mesi. Quindi quei 5 mesi lì, sono stati proprio, posso dire, l'inferno. Cioè, nel senso, ogni giorno
facevo come il lavoro, facevo 8 ore ogni giorno a casa. Dopo il lavoro venivi a fare 8 ore a casa. Dopo il lavoro faccio anche 8 ore. E trovavi il tempo di dormire? Dormire, dormivo pochissimo, 4 ore, massimo 5 ore, perché avevo bisogno proprio di per arrivare, perché non è facile arrivare a questo punto qui, perché mm-hmm. secondo me anche questo per me non è anche niente. Mm-hmm. Poi cioè, puoi sempre dare qualcosa in più. In più. Cioè nel senso, per dirti, per arrivare a questa cosa, mm-hmm. mi sono voluto 5 mesi. Quei 5 mesi lì ci voleva fare ogni giorno 8 ore di lavoro non stop. Cioè li completavi i lavori ogni giorno? Li completavi. Perché wow. io non mi piaceva andare a letto senza finire un disegno. Non sono felice. Mm-hmm. Io sono felice quando mi sveglio, vado sulla mia scrivania, sulla mia scrivania dove metto le cose, mm-hmm. e vedo che, ah, cavolo, ieri ho fatto questo, minchia, quindi sono felice, la mia giornata diventa top. Quindi parliamo un attimo di questi disegni, tipo questa qua, mm-hmm. che io a prima vista direi che questo è un disegno che sia, cioè, molto difficile. Quanto ci hai messo per fare questo disegno? Molto, molto. Questo disegno mi sono messo 2 settimane e mezzo. 2 settimane e mezzo? 2 settimane e mezzo. E di cosa parla? Allora, questo parla di... cioè, nel senso, della... allora, di fatto di essere fiero di quello che sei. Mm-hmm. Cioè, nel senso, magari un bianco o un nero, noi tutti dobbiamo essere uniti, uguale. Capito? Per quello ho disegnato quella ragazza che tiene okay. proprio... il come si chiama, il non so come si chiama in Italia, dopo adesso mi è sfuggito in mente anche a me, la piuma sì. mi sono dimenticato. Mm-hmm. Rappresenta proprio la pace, perché non dobbiamo essere, se vedi un bianco devi allora un altro ragazzo, cioè nel senso un'altra persona che è diverso da te, magari ha un'altra etnia o mm-hmm. ha... te lo prendo qua così mm-hmm. sanno che stiamo parlando di questo. Ok. Che parla più di quella, di fatto di essere fiero di quello che sei, non devi nasconderti. Ok. Non devi nasconderti per quello che sei. Ok, quindi questo è dedicato a essere nero? Questo sì, questo l'ho dedicato personalmente a loro, mm-hmm. perché anche loro veramente mi hanno dato anche la mano, quando ho appena iniziato mi hanno sopportato, mm-hmm. Veramente lo apprezzo molto, moltissimo quella cosa. Ok. E per quello ho dedicato a loro questo personalmente. Okay. Quindi questo sarà consegnato a loro? Questo sarà consegnato a loro. Ok, perfetto. Poi questo invece, com'è stato? Questo invece è l'abile pittore Salvador Ali. Ok. Questo una settimana. Una settimana? Una settimana. Però prima dicevi che sembra che questo sia più difficile di questo? O questo è più allora, difficile? Ecco, attenzione, questo è più difficile di questo. Mm-hmm. A livello di, cioè, come lo disegni, è più difficile. Ok. Perché se vedi la pelle, i suoi pori, le cose lì, secondo me, io la tengo per adesso il più difficile. Allora, visto che stiamo parlando di difficoltà, mm-hmm. dimmi un attimo quali sono le caratteristiche di un artista, di disegnare, le cose più fondamentali. Le cose più fondamentali è... devi osservare, se vuoi fare una bella cosa, mm-hmm. devi imparare a osservare l'immagine. Ok. Cioè non avere fretta, mm-hmm. perché se vuoi fare, tipo io se disegno, passo più tempo a osservare la persona. Ok. A vedere ogni minimo dettaglio. Mm-hmm. Quello che posso realizzare sul foglio. Ok. Quindi è la cosa fondamentale. L'altra cosa è la pazienza, mm-hmm. che devi avere pazienza, molto, molto pazienza. Anche l'abilità, perché l'abilità anche è fondamentale. Anche. Ci sono tante cose fondamentali. Per iniziare comunque io tengo quelle tre cose lì, come l'abilità, la pazienza, e l'osservazione dell'occhio proprio. Ok, quindi te come artista, no? Cosa fai? Cioè prendi la foto e disegni, oppure sei uno di quelli che, tipo come io sono subito qua, sì. riesci a disegnarmi?
Allora, posso fare anche tutte e due cose, però sono più in quell'ambito in cui guardo la foto e lo realizzo, cioè identico. Ok. Quindi hai bisogno di un po' più di tempo per sì, per arrivare a con calma. Sì. Ok. Perché perché io sono una, non posso dire, cioè sono come uno cioè sono più specializzato di quel tipo lì, perché mi piace fare una cosa bella. Capito? Perché magari se posso disegnarti così, ma magari cioè è bello, è carino, ma non è, la qualità non c'è. Non viene come vorresti te. Non viene la qualità come questi che prendi tempo, capito? Cioè non è quella, è così la differenza. Wow. Tutte le foto che c'hai sul tuo profilo, cioè è tutta gente che hai scelto te a caso di disegnargli, oppure sono dei lavori che qualcuno ti contatta? Allora, sono alcuni, tantissimi sono dei lavori. Ok. Che sono gente che mi contattano. Che vogliono fare dei lavori, anche collaboratori. Okay. Ho già fatto un lavoro anche a un paio di gente che hanno visto il mio lavoro e si sono fidati e mi hanno pagato per quello. Mi hanno pagato veramente per i lavori. Per i lavori. Amici, familiari, una volta che da gennaio hanno visto che ti sei ridato di nulla a fare, hai iniziato a disegnare, pubblicare, quali sono state le espressioni, i commenti? Allora, da parte di mia mamma aveva un po' paura, perché sai, le mamme africane, no, guarda questo, non devi pubblicare niente, ma il malocchio, la gente ti parla mai. Ho detto no, tanto l'arte deve essere mostrato, purtroppo, perché se Dio ti ha dato una capacità e di farti vedere, devi farti vedere, non puoi nasconderlo. Sì? Perché io potevo stare in camera mia a disegnare, mettere tutto il parete pieno di disegni e lo nascondo, non metto, che senso ha? Sì? Tipo il mio messaggio non esce. Non esce, sì, assolutamente. Io ogni disegno che faccio, ogni quadro che faccio, deve esserci un messaggio. Ok. Perché io non mi piace fare le cose a caso. Tipo potevo disegnare le cose a caso, capito? Che non, a me mi piace tipo fare una cosa che insegna magari ai tuoi amici, ai tuoi colleghi, ai tuoi collaboratori, ai tuoi fratelli, quelli che ti stanno vicino, cioè deve essere proprio una vita che insegna qualcosa, ti dà qualcosa. Ti dà qualcosa, ti insegna per forza qualcosa. Hai mai pensato di andare a vivere in Francia? No. Mai? No. Che no. Dicono che la Francia è la città dell'arte, sono tanti artisti in Francia. No, no, perché il mio obiettivo è supera la Francia. Come... Supera la Francia? No. Per niente. Ma ci sei mai stato? In Francia no. Mai? Mai. Solo Italia? Solo Italia. In Italia ho girato un bel po' i paesi. Sono stato a Roma, a Sanremo, dappertutto. Da quando ho iniziato a fare arte. A disegnare? A disegnare, ho iniziato a fare un po' di giri. Ho visto che c'hai una pagina sulla tua pagina, cioè il link di una pagina sulla tua pagina. Che arte... Hai fatto scuola lì oppure lavori con loro? Sì, faccio la scuola lì. Okay. Faccio la scuola lì dei disegni. Disegni, progettazione, quella è un'altra cosa, è un altro sistema, non c'entra niente con, c'entra con questo, è un'altra cosa in più, che sono cose mie. Ok. Quindi da gennaio ad oggi che voto ti daresti? Da gennaio arrivare ad oggi, che voto mi ti daresti per tutti i lavori che hai fatto, per tutto l'impegno che ci hai messo? Posso dire, non so, 7 su 10. 7? 7 su 10. Perché secondo me non è mai abbastanza. Perché appena tu dici, ma minchia, ho fatto il massimo, non sei al massimo. Perché, ecco, è la cosa che ti dicevo prima, perché noi giovani pensiamo tutti che siamo al massimo. Non è così, siamo solo al 40%. Il massimo è la morte. Non c'è il massimo. Non c'è. Quindi se io ti dico sono al massimo,
non è vero. Quindi non bisogna mai rilassarsi. Non ti porta avanti, perché tu rimarrai allora solo a quel livello lì. Come va con l'amorosa? Io in realtà sono... Non hai l'amorosa? No, non crearmi problemi, perché già... No, ma... Non so, io magari sono single, magari. Magari? Magari sono single. Cosa sì. Vuol dire magari sono single? Tu lo sai se sei fidanzato o no? Cioè, magari sono single, magari sono fidanzato. Quindi perché? È un qualcosa che può creare problemi, dici? No, non è che, cioè, nel senso... Quindi non si sa se sei fidanzato o no? Non si sa, perché... Potresti esserlo? Potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no. Ah, ok. Ok. Ancora io non riesco a capire perché potrebbe no. Ah, perché è proprio così, perché tutti, è un mistero. Ambedue lati possono essere sia positivo che negativo. Però tu lo sai. Io lo so, però capito. È così. Alla faccia da furbo, lui. No, non sono furbo. Sono tante le ragazze? Tante no. Io comunque non sono di quel tipo che... Non sono un bad boy. Magari, però i miei amici mi dicono sei un bad boy, fai finta di essere serio, ma non sei serio. Vabbè, se gli amici lo dicono... No, sono serio, sono serio, dai. È serio? Sono serio. Per adesso. Ok, dai. Potrebbe essere fidanzato, potrebbe essere no. Quindi se una ragazza è interessata può farsi avanti? Tranquillamente. apro la porta a tutti. Quindi ora che disegno stai facendo? Che lavoro stai facendo adesso? Allora, ora ti do uno spoiler, perché sto facendo un disegno di Winnie Harlow. Mm-hmm. Perché se vedi il mio profilo, avevo già fatto uno per lei, sì, che è andato un po' bene, ha commentato, mi ha scritto, mi ha mandato dei cuori, quindi l'ha apprezzato veramente. Okay. Poi lei è una modella che vive in America. Mm-hmm. Mm-hmm. Quindi adesso sto facendo un altro disegno, che ne avevo già parlato con la mamma. Con la sua mamma? No, non con la sua mamma, ma con la mamma del fidanzato. Ok. Kuz, wow. quello che gioca a basket, non lo conosco tanto bene. Io parlo di più con la mamma. Ok. Quindi anche loro, posso dire, dall'America mi stanno apprezzando un pochino. Wow. Quindi ci sentiamo ogni tanto su Instagram, mm-hmm, parliamo, poi... Niente, ho deciso di fargli quel ritirato loro due, con la moglie. Ok. Winnie, col suo ragazzo. Quindi io l'ho già finito anche quel dipinto. Quindi basta solo essere pubblicato? Basta che deve essere pubblicato. E spero che... Perché un pochino... C'è una cosa che mi dà un po' fastidio, perché... Allora, posso dire una cosa, perché magari se io ero un altro... Avevo un altro... Cioè, ero americano o qualcos'altro... Magari potrei superare anche qui adesso, mm-hmm, però cioè, nel senso non mi dà fastidio, capito? Perché abbiamo appena iniziato, se vedi da gennaio non è tanto. Sì, sì. C'è gente che ci lavora 10 anni per arrivare a questo punto. Mm-hmm. Quindi io ringrazio Dio sempre per farmi arrivare a questo punto qui in pochissimo tempo. Mm-hmm. Quindi è già una bella cosa. È già un buon punto, sì. È già un buon punto, quindi io non mi lamento. Se magari non vedo gente che mi sopporta, non mi lamento. Mm-hmm. Che non vedo sopporto dai miei paesani o dai ragazzi africani in cui non mi dà fastidio. Secondo me, cioè, è anche bello perché ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, di sopportare chi vuole. Mm-hmm. Se non ti piaccio, ovviamente, non guardare i miei contenuti. Quindi lo trovo normale. Naturale, okay. Quindi vabbè, piano piano anche magari la gente verrà a scoprire dei tuoi lavori, certo, hai capito?
Vediamo, quando tu consegni i lavori a... Ho visto che hai disegnato anche altra gente un po' famosa, no? Mm-hmm. Quando il lavoro viene consegnato oppure pubblichi, quali sono le loro reazioni? Cosa dicono? Allora, le loro reazioni sono talmente forti che a me mi spaventa anche. Perché pubblicarlo l'ho fatto a caso, perché io dico magari non lo vedono, magari non rispondono, magari, però cioè, quando rispondono è una bella cosa e creano anche un incontro per, capito? Uh-huh. È bello, mi sento fiero del mio lavoro. Sento che questo qua è proprio una grande cosa. Quindi, ma anche se magari non, se fosse magari non rispondono, io continuo ad andare avanti, perché è il mio, cioè è una cosa che voglio io, non è che io faccio perché tu mi apprezzi, no, è la cosa che voglio fare io, se mi piace lo faccio. Ok, non è che... Ti è capitato di lavorare per qualcuno che non ha apprezzato il tuo lavoro? Sì, prima, da gennaio, perché ho avuto alcune commissioni a gennaio che mi dicono: ah no, perché sai che io ogni volta quando disegno faccio la mia firma sopra. Mm-hmm. E una volta ho fatto una firma, ho fatto una grande firma a un cliente, e lui mi dice: ma, oh, perché hai fatto questo? E era un nigeriano. Perché cioè, non va bene così, perché tu non devi scrivere il tuo nome sopra, tu devi scrivere il nome della mia ragazza. Io ho detto: ma fra, questo è il mio lavoro, questo è il mio, è la firma. Mm-hmm. Va, lo so, però tu devi scriverlo piccolo, non si devi vedere. Ma scusami, ma dove vuoi arrivare? Cioè, capito? Quindi ho avuto alcuni problemi con loro, su quelle cose lì, ma anche uno magari tipo... I miei quadri tutti sono in vetro, no? In vetro, sì. Un giorno ho fatto ancora con un altro della... Non mi ricordo. Io ho dato il quadro in vetro e lui l'ha spaccato e mi ha chiamato. Pronto. Il quadro lì che mi ha dato è spaccato. Riesci a cambiarmelo? Io sono un vetraio o cosa? Cioè, nel senso, scusami. Magari ha pensato che tu fai i vetri, no? Addirittura, no. È dura. Quindi bisogna avere pazienza, insomma, con i clienti. Moltissimo, no? Ma anche con la gente, con i feedback negativi, perché mm-hmm. è una cosa normale. Ricevere feedback negativo, che sia positivo. Poi io, la mia punto di forza è che se uno magari mi fa un feedback negativo, mm-hmm. non mi incazzo, i giovani devono imparare questa cosa, non dovete incazzarvi magari se uno vi dà un feedback negativo, ti dice: oh, ma guarda, tu fai schifo, il tuo lavoro fa schifo, lo fai male. Io ti dico: grazie, ma cosa posso fare per migliorare? Cioè, sì. Io mi faccio queste domande qua. Magari tu mi dici: ma guarda, questo occhio qua non l'hai messo bene, questo secondo me doveva... Io l'unica cosa, non è che prendo le tue parole, non lo prendo. Io prendo le tue parole per imparare sopra. Ok. Quindi è la mia punta di forza quella cosa lì. Io non prendo mai feedback negativo, perché ne ho sentiti proprio da gennaio fino a oggi. Ma... lui, non è lui che lo sta disegnando, alcuni lo dicono, non è lui che lo sta disegnando, lui fa fotocopia, va a stamparlo, capito? Uh-huh. O magari qualcuno lo fa al posto suo, ho sentito, però quelle cose mi piace, uh-huh. mi piace, è una cosa che mi piace veramente, perché se vuoi arrivare da una parte devi prendere le cose che fanno male prima, uh-huh. devi accettare a mangiare proprio il piccante. Il piccante? Beh, il piccante è il punto degli africani, lo mangiamo sempre. No, nel senso, devi accettare le cose. Devi assorbire le cose, i commenti. Certo, perché se tu cerchi di scappare, come dico sempre, se tu cerchi di scappare, qua io,
non c'è la, per arrivarci diventa difficile. Diventa difficile. Poi noi, se guardi tipo la nostra generazione, a noi non ci piacciono le cose, queste cose, tipo nel senso, cioè, avere proprio concentrati su una cosa, tu, l'ossessione, capito? L'ossessione è una cosa proprio assurdo, perché ti porta a fare, capito? Non, cioè, se tu uscivi al sabato, se hai l'ossessione, non esci più sabato, tu sì. Sei lì, capito? La gente ti vede, ma questo tizio è matto, lui si mette a disegnare 10 ore, ma questo non lo segue. È quello che abbiamo, quel problema lì, perché noi scappiamo sempre dai problemi, scappiamo, cioè quando vediamo la difficoltà cerchiamo sempre di scappare. E quella cosa non lo trovo una cosa bella, non è bello. Wow, ma te l'hai mai detto che assomiglia a Cavi? Cavi? Siete parenti? No. Sicuro? No. Ci assomigli un po' a Cavi, sì. Siete gemelli, non lo so. Ma magari se avrò la fortuna che ha lui. Te l'hanno mai detto? No, mai. Mai? Mai. Mi hanno detto che assomiglio a un'attrice, a attore. Cioè senegalese, però non mi ricordo il nome. Beh, ci assomigli un po'. Vediamo, se io volessi fare l'artista, no? Cosa dovrei fare per diventare artista? Vabbè, chiami, non lo so, chiami il maestro e dici volevo imparare, no. Allora, non funziona così, cioè nel senso deve essere, cioè ogni cosa deve essere una cosa che vuoi tu. Cioè magari tu dici, io voglio diventare un artista, buono, prendo il foglio, inizio a disegnare, disegno 2 giorni, 3 giorni, è così buono, facile. Lascio lì, quando ne ho voglia, non è così. Cioè deve essere proprio una cosa che parte dal profondo, quello che, cioè, non so se mi capisci, cioè sì, nel senso deve essere proprio una cosa vera che vuoi veramente fare, ma in tutte le cose, musica, calcio, perché se tu non riesci a avere quell'ossessione non puoi crescere. Ok. Non puoi crescere. Poi anche io vedo tanti artisti che fanno musica a Bergamo che mi piacciono la loro grinta, perché vogliono sempre crescere, hanno sempre quell'ossessione lì di fare. Quindi è una cosa che mi piace moltissimo. Ok, ma se io adesso ti dessi una foto e ti dico di disegnarmelo, riesci a disegnarlo qua? A Instagram? Adesso? Sì, ho una foto qua che vorrei fare un ritratto. Certo. Riesci a disegnarlo? Certo, vediamo un po'. Buono. Magari ti disegno la metà, la faccia. Mi fai solo la testa? La testa e il braccio, okay. Così, buono. Va bene. Perché con tutto, magari, se rimaniamo qua fino a lunedì a disegnare, finisce, no, scherzo. Quindi ti faccio questo qua adesso. Ok. Poi in bianco e nero. Ok. Poi sai che a me mi piace sempre disegnare. Ecco, il fatto lì, perché tante persone mi chiedono questa cosa. Perché disegni in bianco e nero? Perché è una cosa che ho scelto io, che mi piace, perché rappresenta due cose. Ok, intanto, sì, visto che dice che riesce a fare il disegno, intanto chi spieghi questa roba qua, se vuoi che ti portano... Certo. Quindi intanto continua a spiegare. Certo. Perfetto. Adesso. Allora, posso fare così? Certo. Fammi vedere. Quindi magari se lui vuole prendere... Viene a riprendere... Lui vuole fare questa foto qui. Lo schermo, ok. Poi andiamo a fare lo schizzo. Quindi stavi dicendo che disegni in bianco e nero per due motivi. Sì, perché il bianco rappresenta la parte luce, perché ogni persona ha un passato e il presente. Ok. Perché il passato è il nero. Il presente è il bianco, perché ha una parte oscura e una parte
è una parte di luce, quindi okay. Io mi focalizzo su quella, su quei due colori lì. Uh-huh. Potevo fare col colore, ma ho visto tanti artisti che fanno colori. Uh-huh. Cioè, a me il fatto che faccio bianco e nero è quello. Ok. È quello, perché è una cosa che ho voluto fare io. Qual è la cosa più difficile di disegnare nel corpo nel umano? Corpo. Sì. Allora, la parte più difficile sono gli occhi. Mm? Sono gli occhi, perché l'occhio è la persona. Perché io se ti disegno, guardo la tua foto, ti disegno così, guardo l'occhio e lo sbaglio. Mm. Perché io inizio sempre con l'occhio. Ok. Per quello magari tanti dei miei disegni escono perfetti, perché anche lui, Sheikh, mi diceva: ma tu sei più bravo a fare l'occhio, la qualità dell'occhio. Ma mm-hmm. non è così, perché io mi metto più tempo a fare l'occhio, perché so che è una cosa, è un elemento fondamentale quando fai il disegno. Quindi è così, io inizio sempre con l'occhio. Ok, quindi non è che adesso mi fai l'occhio storto, no? Può darsi, perché mi riesco con l'occhio storto. Vediamo, parlaci un attimo dell'evento. Avevo visto che avevi un evento a Milano, è importante. Sì. Sì, a novembre. A novembre, ok. Novembre. Quindi è una mostra internazionale, okay. Che è Biennale del Milano, che hanno organizzato un'agenzia mm-hmm. che si chiama Art Factory, così. E loro ho partecipato con loro, mostrandogli tipo un mio lavoro. Ok. Non so se hai visto quel lavoro lì. Sì. Che mm-hmm. io ho mandato quello, poi loro hanno... Non è stato facile per le selezioni, quelle cose lì. Ho dovuto aspettare un paio di giorni per avere la conferma. Mm-hmm. Per farne parte, ma non è stato facile. Quindi quando sono stato scelto ho detto veramente è una grande cosa. Wow, quindi sei carico per questo evento, com'è? Sì. Come ti senti? Mi sento prontissimo, quindi infatti tutti i ragazzi sono dietro di me adesso, tanti ragazzi che sono a Milano, veramente. Cioè, nel senso, mi sopportano anche loro tantissimo adesso, anche altri ragazzi come loro. Loro non sono neanche i miei, loro sono miei. Proprio, cioè, non è che lavorano con me, ma sono i miei fratelli. Quindi tutto quello che entro io, loro lo sanno. Uh-huh. Uh-huh. Quindi è un'altra cosa. E allora sto facendo una squadra con loro, uh-huh. che anche loro mi stanno dando la mano adesso tantissimo, uh-huh. e sto cercando sempre di aprire la porta a tutti, capito? Perché non è solo io, non è che ho solo io talento, devo tenermi tutto, uh-huh. devo cercare chi mi sta vicino e collaborare con loro prima. È una bella cosa, perché moltissimi partono con gli amici, i fratelli, poi una volta che diventa famoso e viene conosciuto, ciao amici, ciao fratello, ciao chi l'ha aiutato. No. Non è così, perché tutto dipende da come hai la mentalità, mm-hmm. perché se tu hai la mentalità, cioè nel senso reale, mm-hmm. una mentalità, una persona vera, non puoi fare queste cose, perché devi sempre ricordarti di quelli che ti hanno dato la mano dall'inizio, con quelli che hai sofferto all'inizio. Quindi non è una cosa da me. Magari lo fanno molti, ho visto, però non è una cosa da me. Vediamo, ultima cosa, l'evento che devi partecipare, la data qual è? La data è il 25 novembre. 25. 24, in realtà è dal 24 fino al 28. Ok. Quindi abbiamo quasi dal 24 fino al 28, sarà 4 giorni. Mm-hmm. Quindi 4 giorni di mostra. Però noi
La mostra in cui dove sono, dove ci sarò anche con le persone, con quelli che mi sopportano tantissimo. Saremo lì il 25, ah, okay. Che sarà un sabato che tutti avranno la possibilità di venire, capito? Che non vanno a scuola e potranno venire lì. Potranno venire, ok. Quindi ragazzi, chi vuole, com'è? Può venire qualsiasi persona, com'è? O è a pagamento, com'è? No, può venire qualsiasi persona, non è a pagamento, è aperto a tutti. Okay. Solo che ogni artista ha al suo team da portare, okay, suo entourage, come si dice in francese, da portare. Ok, speriamo vada tutto bene quel giorno, perché se è una cosa internazionale è una cosa che può aprire tantissime porte, quindi certamente in bocca al lupo per quei giorni lì. Grazie, okay. Mille, comunque ho finito il tuo, spero che ti piacerà. Bella finì. Ehi, hey, cameraman, vieni a far vedere anche me, che io sono anche, sono qua io. Mamma mia, la foto che mi ha mandato è mio, vedi, no? È una cosa fatto a... Ok, quindi ragazzi, questo sono io, versione disegnato, uguale proprio come la foto che ho mandato. È questo, uguale, identica. Wow, sapete che questo sarà qua. Minchia, che talento. Grazie. Complimenti, eh? Grazie. Davvero bello come disegno. È stato bello comunque condividere queste cose. Il naso è uguale, è grande uguale. È vero? No, magari spero un giorno di farlo. No, è bello, bello, no, bello, assolutamente. Quindi... Dove la metto? Allora, appoggiala magari. La appoggio qua. No, aspetta, la metto qua. Lo sistemi. Ok. Perfetto. Ok. Intanto lo ringraziamo ancora per questo bellissimo disegno che rimarrà qua appeso. Qualsiasi persona verrà qua dentro, vedrà la tua firma. Quindi ragazzi, se volete anche voi un bellissimo disegno, un ritratto da appendere in casa, in camera, in salotto, sapete chi contattare. Digi Sam. Sam. L'artist. L'artist. Digi Sam, l'artist. Su Instagram, se vuoi lasciare i tuoi... Allora, il mio nome su Instagram è GBLartist. Mm-hmm. Magari se... perché tanti non riescono, cioè perché non rispondo magari per commissione, io preferisco tipo che passa da un'altra persona. Ok. Che sarebbe il mio... cioè nel senso, quello che mi prende proprio le commissioni, i lavori da fare, quindi... Mm-hmm. Magari se mi scrivete su Instagram vi posso anche rispondere. Oh, ok, ok. Quindi ragazzi potete contattarlo su Instagram, se volete anche, yes, voi i disegni. Anche, comunque seguite la pagina. Come potete vedere, sia questo disegno che questo sono stati fatti da lui. E ci sono tanti altri disegni sulla sua pagina. E andiamo a supportare, contattare per dei disegni da prendere in camera, perché è sempre bello, no? Non solo fare le foto, scattare e mettere in vetrina. Di volte anche dei ritratti vanno benissimo. Bro, ti ringrazio ancora una volta. Grazie anche a te. Ringrazio anche il tuo team. Veramente è stato bellissimo. L'intervista, anche le domande sono tutte perfette, quindi spero di aver insegnato qualcosa, di aver dato qualcosa. Ok ragazzi, dai, ringraziamo ancora una volta lui e il suo team per il tempo che hanno avuto. Sapete che il nome è sempre quello, Tifo Tony Info Vibes. Grazie ancora e ciao a tutti.